La community degli avvocati giuslavoristi si riunisce anche quest'anno, come ogni anno, ai Legal Community Labor Awards, ormai giunti alla 7ª edizione. Il diritto del lavoro sta cambiando molto, così come cambia l'economia, si parla di gig economy, si parla di nuove esigenze delle imprese. Ecco, come il diritto del lavoro risponde a queste esigenze, lo abbiamo chiesto ai diretti interessati qui allo Spirit de Milan in questa edizione dei Labor Awards. Vediamo cosa ci hanno detto. Questa serata che racchiude insieme tutti, diciamo, le eccellenze del diritto del lavoro, che significato ha per il vostro mercato e incontri come questi in generale? Beh, intanto è un'occasione che si sta ripetendo da anni di ritrovarsi tra amici, anche perché nonostante il diritto del lavoro sia un po' dicotomico, poi la verità è che al di là della professione siamo amici, quindi sia lato datori di lavoro, aziende, che lato sindacato o lavoratori. C'è una grossissima stima reciproca ed è una festa, è un happening, un evento. Com'è cambiato il diritto del lavoro all'interno degli studi, di chi si occupa solo di questo nel corso degli anni? Adesso se ne parla tanto, si parla di gig economy, di economia che cambia, il diritto del lavoro, il vostro mestiere come sta? Ma è, allora, verrebbe da dire, è un work in progress, è una professione in fieri, perché hai detto bene, è cambiato sia la professione rispetto a 35 anni fa, quando abbiamo iniziato almeno noi vecchietti, sia sono cambiate tante le regole, non c'è governo che non metta mano sia al tax che al labor, quindi ogni compagine governativa è una piccola rivoluzione, talvolta in avanti, talvolta indietro, talvolta si vuole innovare stravolgendo, tra l'altro si vuole restaurare. È un po' faticoso, devo dire, per noi innanzitutto, perché ti obbliga a un aggiornamento costante e i clienti evidentemente questa cosa qua la sopportano poco, e quindi questa instabilità poi in realtà allontana gli investitori e crea questa incertezza che non fa e non giova al nostro paese. Io credo che il mondo del lavoro in realtà stia cercando di andare dove il progresso ci porta e anche l'evoluzione sociale ed economica. Il problema è il problema del nostro legislatore, cioè un legislatore che apparentemente è scollegato dalla realtà, che più di guardare, più che guardare a quello che sono le reali esigenze normative, si occupa di spot politici che non fanno bene né all'economia né alla società, ma molto ovviamente faranno bene ai loro voti. Prima di parlare, di immaginare di fare una norma o di creare un apparato normativo, bisognerebbe conoscere il mercato e le imprese. Quindi la prima cosa che farei, manderei a scuola i ministri, i sottosegretari e quant'altro. La seconda è un concetto di liberalizzazione, che non è e non significa togliere le tutele, significa creare un incontro fra la domanda, l'offerta e la ricerca del lavoro. Perché noi parliamo sempre di domanda e offerta, ma poi anche la ricerca necessita di maggiore libertà. Una libertà che deve andare di pari passo con le esigenze che sono quelle sia delle imprese che dei lavoratori, che non significa togliere le tutele, ma riformularle. Per voi avvocati che fate questo mestiere, quali sono i temi su cui vi confrontate quotidianamente, le cose principali? Ma i temi più o meno sono sempre gli stessi. In realtà quello che è importante in un'impresa è l'organizzazione, quindi dare regole al proprio interno e quindi avere una situazione sotto controllo da tutti i punti di vista. Molti imprenditori oggi mi chiedono come fare a tenere i dipendenti, perché quest'idea che l'imprenditore si sveglia la mattina e licenzia, non è così, cioè in realtà l'imprenditore ci tiene i propri dipendenti e quindi quali sono gli strumenti per fare in modo che la gente ci creda, che la gente stia bene. Abbiamo lavorato tanto sul welfare, abbiamo lavorato su tutti gli strumenti di retention, abbiamo lavorato su tutti gli schemi premianti, che vuol dire che le aziende tengono ai propri dipendenti. Questa idea che noi lavoriamo soltanto su licenziamenti è sbagliata. I licenziamenti sono una parte minore, che ovviamente bisogna fare anche quelli, perché poi bisogna fare anche quelli. Avvocata Pomares, parlando di top management, quali sono le esigenze oggi dei manager d'azienda e come è cambiato il mercato e voi come riuscite a rispondere a queste nuove esigenze? Allora, le esigenze oggi, effettivamente il mercato è cambiato, è importante essere molto puntuali con il manager. Noi assistiamo molti manager che vogliono dall'avvocato una proattività, una chiarezza nella consulenza. E anche perché è un momento delicato della vita dei manager, nell'ambito della risoluzione del rapporto di lavoro, quindi bisogna aiutare, sostenere, dare supporto, ma con chiarezza ed efficienza, e sia nel momento magari dell'ingresso in una nuova azienda,
e noi siamo tenuti ad aiutarli nella negoziazione degli accordi, nella verifica anche delle cariche che possono avere nei consigli di amministrazione, nella verifica del capitale sociale nel caso in cui siano interessati ad entrare nel capitale sociale. E quindi secondo me è fondamentale il ruolo dell'avvocato giuslavorista. Il diritto dello sport è una specializzazione che negli ultimi tempi sta prendendo molto piede negli avvocati che fanno labor. Ecco, come si è evoluta secondo lei in questi anni e perché è così importante? Si è evoluta perché sempre di più i conflitti riguardano il rapporto tra il datore di lavoro, in questo caso poi parliamo di calcio, il club, e i dipendenti. E sono sempre di più i conflitti che escono dal piccolo mondo dello sport per invece andare nei tribunali, quindi c'è sempre più bisogno di una competenza strutturata a livello magari di studi con le spalle un po' più grandi del tradizionale piccolo studio specializzato solo in diritto dello sport. Ma perché così? Prima magari era meno, forse c'è più attenzione mediatica, non so. No, non è l'attenzione mediatica, la verità è che ormai anche l'industria dello sport, che prima era abituata a rivolgersi ai suoi pochi eletti che facevano solo sport, adesso è un'industria e come tale comincia a rivolgersi a delle firm diverse, ripeto, più strutturate, con magari anche un... Idea internazionale, perché molto spesso questo tipo di contenzioso supera i confini nazionali.